un video di approfondimento riguardo la differenza fra CPLN ed LN-S. La prima cosa da chiarire è la differenza fra il contenuto di un file e il suo nome. Questi due aspetti sono aspetti separati nella gestione di un file system, di un sistema operativo, e che vengono manipolati in modo indipendente. Quindi ci sono comandi che manipolano il contenuto di un file e ci sono comandi che manipolano, ad esempio, soltanto i nomi che un file preesistente ha. La natura profonda, il contenuto fisico di un file sul disco è rappresentato da una struttura che si chiama iNode, cioè nella maggior parte dei sistemi operativi Unix. Questo non è quello di Linux, è preso da XV6, che è un linguaggio didattico estremamente semplificato. Scusate, è un sistema operativo didattico molto semplificato che però funziona. È scaricabile su GitHub a questo indirizzo. All'interno c'è un file che si chiama file.h che rappresenta appunto che cos'è un inode. Vedete, un inode è una struttura dati, quindi contiene ad esempio questo qua è un intero, un altro intero, un altro intero, un altro intero, degli short, che sono interi, numeri interi corti. Ci sono tutta una serie di caratteristiche che rappresentano il file. Quindi degli indicatori che rappresentano la tipologia di file, questi tre, quanti link ha quel contenuto fisico, quanti nomi ha quel particolare contenuto fisico, nlink, la dimensione di questo file. Vedete, dove, alla fine di questa struttura c'è un vettore di puntatori ad altri blocchi fisici, che sono questi, vedete, si chiamano blocchi diretti. Ndirect è il numero di blocchi diretti, sono blocchi del disco destinati a contenere il contenuto fisico di quel file. Quindi l'inode è un blocco, è salvato sul disco. All'interno di questo blocco partono tutta una serie di puntatori verso altri blocchi che contengono il contenuto del file. Se questi blocchi non dovessero bastare, c'è un blocco aggiuntivo, questo più uno, che si dice è un blocco indiretto. È un blocco che non contiene dati, ma contiene indirizzi ad altri blocchi. Questo. Ognuno di questi indirizzi punta ad altri blocchi indiretti. Questo gioco dell'indirezione si può fare singola, si può fare doppia, come in questo caso, si può fare tripla, e questo è il modo in cui vengono poi gestiti file di dimensioni anche maggiori, con questo meccanismo di indirezione. Quindi qua ho un puntatore che punta a un blocco che contiene indirizzi di altri blocchi, che puntano ad altri blocchi che contengono solo indirizzi, quindi la dimensione del file aumenta in modo esponenziale. Chiarito che cos'è un file, possiamo introdurre un comando che si chiama stat, che prende come parametro, scusate, il nome di un file. Ed è un comando che dettaglia lo stato di un file. Quindi questo è un file etc passvd, vedete, è grande 2400 byte, è collocato su questo particolare device, che è un dispositivo, ha un file a blocchi. Questo è il suo inode, il blocco che contiene le risorse di quel file è quello. Questo è il numero di link, il numero di nomi. Quindi quel contenuto fisico lì ha soltanto un nome, qua ci sono le date e le ore dell'ultimo accesso, dell'ultima modifica, insomma avete tutti i dettagli del file. Allora cerchiamo di capire meglio la differenza fra CPLN ed LN-S. Copiamo CP, usiamo CP per copiare etc passvd localmente dandogli il nome passvd1. E poi lo ricopiamo dandogli il nome passvd2. Abbiamo due copie di etc/passvd con due nomi diversi nella mia cartella locale. Eccole qua. Da dove si vede che sono file diversi? Dal fatto che qua ci sia un 1. Questo è il numero di link che quel particolare contenuto fisico ha, il numero di nomi che quel particolare contenuto fisico ha. Quindi se faccio stat passvd1 e stat passvd2, vedete? Gli inode sono diversi e i link per entrambi i casi sono 1. Ci siete? Quindi questi sono file separati. Se io ne modifico uno, non modifico l'altro. Ad esempio, posso scrivere eco Nicola in append a passvd 2. Se faccio tail
passvd2, vedete, c'è la stringa Nicola. Se faccio tail passvd1, non c'è la stringa Nicola. Sono file separati che vivono su inode separati. Come da dove posso avere un'ulteriore conferma del fatto che CP copi fisicamente, quindi crei nuove copie di un file esistente, dalla sua velocità di esecuzione? Ad esempio potrei scrivere dd leggo a blocchi da dev0 e lo copio localmente in un file che si chiama zeros, leggo blocchi di un k, anzi di un mega, e ne conto 512. In questo legge 512 mega di zeri da un file infinito che produce zeri, che è dev0, e li scrivo in un file che si chiama zeros locale. Se scrivo cp zeros dentro zeros2, vedete, non è istantaneo, ci impiega del tempo. Questo è il tempo che serve al sistema fisicamente per scrivere 512 megabyte di dati sul disco. Se facessi di nuovo ls, vedete, sono due file di 500 mega l'uno, entrambi con un solo link. Se modifico il primo, il secondo non viene toccato. Sono due file fisici separati, completamente separati. Proviamo ln. Ln, qual è la differenza sostanziale fra ln e cp? Che ln manipola soltanto i nomi, quindi non tocca il contenuto fisico. Non toccando il contenuto fisico, ln sarà un'istruzione istantanea che non crea nuovi dati, ma crea soltanto nomi aggiuntivi a dati esistenti. Vi faccio vedere un esempio. Ln zeros zeros 3, che crea un link simbolico partendo da zeros come sorgente, arrivando a zeros 3 come nome destinazione. Invio, vedete, è istantaneo. Non ha richiesto qualche secondo come nel caso di CP. Faccio ls-l, lh. Vedete, abbiamo un nuovo file di 512 mega, però su questa linea di zeros e su questa linea di zeros 3 il valore da 1 è diventato 2. Perché 2? Perché questo contenuto fisico ha due nomi, zeros e zeros 3, e questo contenuto fisico ha due nomi, zeros 3 e zeros. Possiamo usare anche stat per verificarlo. Usiamo stat zeros e poi facciamo stat 03. Vedete, l'inode è lo stesso, i link in entrambi i casi sono due. Questo è un nome aggiuntivo dello stesso file. Il file fisico quando verrà cancellato? Quando non ha più nomi. Quando il numero dei nomi va a zero, il file fisico sottostante viene cancellato. Quindi la differenza fondamentale fra CP ed ln è che CP manipola i dati fisici e li copia, ovviamente aggiungendo un nome per gestire la copia. Ln non tocca i dati fisici, modifica soltanto lo strato dei nomi, aggiunge nomi allo strato dei nomi di un file system. Ln-s è una cosa un po' diversa. Facciamo una prova. Ln-s. Ah, vi faccio vedere l'ultimissima prova giusto per essere sicuri con ln normale. Se faccio ln passvd 1 passvd 3, ok, adesso ho due passvd, ho il primo, il secondo che è una copia, l'abbiamo visto prima, e il terzo che è un altro nome del primo. Se scrivo eco mario in append a passvd 3 e faccio cat passvd 1, vedete, c'è Mario, è lo stesso file, soltanto un nome in più. Ln-s è qualcosa di intermedio fra cp ed ln, perché ln-s effettivamente crea un nuovo file, ad esempio sorgente zeros, l'arrivo è zeros 4,
effettivamente crea un nuovo file, vedete, ha creato il file 0s4, che è un link, che ha un solo link, quindi questo è un file nuovo che è associato a questo nome, ma questo file semplicemente contiene un riferimento ad un altro file, è come un collegamento di Windows. Quindi è un file nuovo, sì, però è un file microscopico, un file di 5 byte che mantiene semplicemente un riferimento a un file esistente. Con in più la caratteristica è quel che il nome del percorso, e qui l'abbiamo agganciato, ad esempio 0s4 è agganciato a zeros, viene memorizzato dentro questo file, dentro il link simbolico, esattamente nella forma in cui lo digitiamo. Quindi se io ad esempio muovessi zeros 4 dentro TMP, vedete, il link diventa rosso perché questo link è rotto, perché questo link si rivolge a un file che si chiama zeros nella stessa directory in cui ci troviamo, perché qui ha memorizzato zeros. Quindi se cercassimo di aprire questo file ci direbbe il file non esiste. Se provassimo ad aprire cat zeros 4 troveremo un errore perché questo link rosso è un link rotto. Se volessimo generare un link funzionante da qui dovremmo scrivere ln-s, la nostra sorgente ci serve il percorso assoluto, è home nicola zeros, ad un file locale che potremmo chiamare zeros 5. Rifacciamo ls, vedete zeros 4 è un link rotto a zeros, zeros 5 invece contiene questo percorso che essendo assoluto va bene dappertutto. Quindi potremmo anche fare mv zeros 5 dentro home nicola, tornare alla nostra home e vedete zeros 5 funziona comunque a prescindere da dove è collocato perché al suo interno abbiamo memorizzato un percorso assoluto. Possiamo concludere facendo stat, vedete zeros 5, se lo facciamo anche di 3 di 2 e di senza niente, vedete questi sono i quattro file, vedete questa è la inode di 5 che è diverso da questo, che è uguale a questo, no scusate sono entrambi diversi, sono soltanto numeri vicini, questo è uguale a questo, zeros ha due link come zeros 3 e sono due link allo stesso inode, quindi questi sono due nomi dello stesso file. Questo è un file diverso, che è un link solo, grande, è un file di mezzo giga, e questo è ancora un altro file, invece è un link solo, ma è un file che è riferito a un inode diverso ancora, ma è un file molto molto piccolo che contiene semplicemente un percorso.